Esplosione a Bagnara Calabra, un morto e due feriti. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione verificatasi in un fabbricato a Bagnara Calabra, nel Reggino. La persona deceduta è un ferroviere, Domenico Venuto, sposato con figli, mentre il ferito più grave si chiama Rocco Velardo, proprietario del capannone. Il terzo ferito non è in gravi condizioni. L'esplosione, nello specifico, si è verificata nella zona marina di Bagnara Calabra, nei pressi della frazione Favazzina, una costruzione in legno con tetto in lamiera contenente attrezzi di lavoro. L'esplosione, che stamane ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, una delle quali ha perso un braccio e l'altra è sotto shock in ospedale. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nel locale era in corso un'attività di fonderia casalinga. A scoppiare è stata una bombola di GPL. Qualcosa ha creato una sacca di gas che ha innescato lo scoppio. I vigili del fuoco sono all'opera per spegnere le fiamme. Deteneva esplosivi in un laboratorio clandestino, arrestato 26enne. Nei giorni scorsi a Melicucco, personale della Digos di Reggio Calabria e del commissariato di pubblica sicurezza di Polistena, coadiuvato da aliquote del nucleo artificieri e squadra mobile di Reggio Calabria, ha arrestato un 26enne incensurato, trovato in possesso all'esito di una perquisizione di circa 210 kg di percursori di diverso tipo, oltre ad 1,5 kg di esplosivo già miscelato, inneschi, micce ed astucci per il confezionamento di artifici pirotecnici. Il materiale era custodito all'interno di un laboratorio clandestino ubicato nello stesso stabile ove insiste l'appartamento dell'arrestato. La pericolosità della condotta di detenzione è stata corroborata non soltanto dalla presenza di un telecomando ad attivazione remota, nonché di un frullatore mixer per la miscelazione delle sostanze, ancora sporco di residui della lavorazione degli esplosivi, ma soprattutto dalle precarie modalità di conservazione degli esplosivi e delle polveri rinvenute, poiché collocate in ambienti angusti e in prossimità a luoghi densamente frequentati, centro abitato. Per tali motivi è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e l'intera area è stata cinturata e chiusa al traffico. Nel corso delle attività, ad esito di altre perquisizioni domiciliari, è stato deferito in stato di libertà un 28enne, trovato in possesso di 11 artifici pirotecnici e segnalato amministrativamente un altro soggetto di 24 anni, poiché deteneva 5,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Narcotraffico, confiscato a 53enne di Nardo di Pace, un immobile a Roma. Respinto dalla sesta sezione della Cassazione il ricorso presentato da Cosimo Damiano Tassone, 53 anni di Nardo di Pace, e Katia Giovannelli, 52 anni di Roma. Resta pertanto confiscato un immobile nella capitale, così come deciso dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma, rispettivamente il 24 maggio 2021 e il 10 febbraio scorso. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto Cosimo Damiano Tassone, sin dal 2005, viene ritenuto soggetto pericoloso in quanto condannato per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, concessioni accertate nel 2013 per quintali di sostanza stupefacente. La Corte d'Appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che l'immobile interessato, pervenuto alla Giovannelli dal padre per donazione nell'anno 2005, abbia subito un ragguardevole incremento di valore per effetto di lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni 2008-2009 e 2013, che sono stati finanziati, anche soltanto in parte, con somme di provenienza non giustificata e che lo hanno reso di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti conseguiti dal nucleo familiare nello stesso periodo. Omicidio a Reggio Calabria, convalidato arresto cugino della vittima. È stato convalidato l'arresto di Pino Sicari, il 60enne che mercoledì scorso a Catona di Reggio Calabria ha ucciso con alcuni colpi di pistola il cugino acquisito Francesco Giuseppe Fiume, di 44 anni. La convalida è stata decisa a conclusione dell'interrogatorio di Sicari dal GIP sabato a Bagnale e che ha anche emesso a carico dell'omicidia, che è reo confesso, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sicari, nel corso dell'interrogatorio, ha confermato quanto aveva sostenuto nella stessa giornata di mercoledì scorso, quando poco dopo l'omicidio si era costituito in questura, consegnando la pistola legalmente detenuta utilizzata per commettere l'omicidio.
Il 60enne ha ribadito di aver ucciso Fiume al culmine di una discussione provocata da vecchi dissidi e screzi col cugino. Il GIP a Bagnale ha rigettato l'istanza che era stata presentata dal difensore di Sicari, l'avvocato Emanuele Genovese, perché venisse concesso all'omicidio il beneficio degli arresti domiciliari. Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, tre feriti a Squillace. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Squillace. La vettura interessata, una Dacia Sandero che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo, finendo in un fossato adiacente la sede stradale. A bordo della vettura due donne e un bambino. La conducente, incastrata nell'abitacolo, veniva estratta dai vigili del fuoco e affidata al personale sanitario del SEU 118. I tre occupanti feriti venivano trasferiti presso la struttura ospedaliera. L'intervento dei vigili del fuoco, del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato e distaccamento volontario di Girifalco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Si è poi proceduto al recupero dell'automobile con l'ausilio dell'autogru giunta dalla sede centrale, sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Chiaravalle Centrale e carabinieri chiudono un circolo privato. A seguito dei servizi di controllo sanitari e amministrativi disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Soverato, di concerto con il reparto specializzato del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catanzaro, è stata inflitta una sanzione di 3.000 euro nei confronti del presidente di un circolo privato ricreativo a Chiaravalle Centrale, che è risultato sprovvisto di autorizzazione per la somministrazione di bevande. È opportuno evidenziare che la tutela della salute pubblica interessa anche quei locali che non sono direttamente aperti al pubblico, come in questo caso, ma frequentati da diversi avventori in qualità di soci di circoli privati. In questo settore, specie nell'ultimo periodo, i carabinieri della Compagnia di Soverato si sono costantemente impegnati con l'ausilio di personale specializzato, sia della propria amministrazione, per l'appunto il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, sia di altri enti, come il personale dell'ASP, con il quale si sono effettuati analoghi interventi. Strada statale 106, Baldino, Movimento 5 Stelle, incalza il governo. Quanti soldi ci sono nella manovra, per quanti anni, per fare cosa e in quanto tempo? Quanti soldi ci sono nella manovra di bilancio, per quanti anni, per fare cosa e in quanto tempo? Il governo sulla statale 106 parli un linguaggio di chiarezza e di verità, perché la Calabria merita attenzione, serietà e soprattutto rispetto. Sono queste le parole conclusive dell'interpellanza a prima firma Vittoria Baldino, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, con oggetto la statale 106, discussa nella mattinata di oggi alla Camera dei Deputati. È il giorno della verità per i calabresi che attendono di conoscere il destino di un'opera che è entrata nei loro destini, rimarca Baldino in apertura di intervento. La statale 106 è più una mulattiera che una statale. Dei 415 km ricadenti in Calabria, solo il 16% risulta ammodernato, mentre il 47% risulta da ammodernare con progettazione in corso, il 27% da ammodernare con progettazione da avviare e solo il 10% di lavori in corso. È un'arteria strategica per il sud che mette in comunicazione due capoluoghi, numerosi comuni costieri, l'unica possibile che consente ai comuni dell'Interland e delle grandi cittadine calabresi di raggiungere, accedendo a servizi pubblici essenziali, ospedali, scuole, stazioni e aeroporti. È una strada, va avanti Baldino, che miete 30 morti l'anno, uno ogni 15 giorni. Nel ripercorrere la storia decennale sull'ammodernamento, ricordando il lavoro del Movimento 5 Stelle negli ultimi 4 anni per una strada a quattro corsie, la stoccata al governo targato centrodestra per i 7 miliardi sottratti in passato, la politica ha un debito enorme verso la Calabria e i calabresi, ricorda infatti Baldino. Un debito che ora è chiamato a sanare con i fatti e non con le promesse o le note stampa. A rispondere per il governo il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, che conferma, senza però fornire ulteriori dettagli nella manovra di bilancio, i 3 miliardi indicati nel DEF 2022. Al vaglio nuovi strumenti normativi finanziari per prevedere interventi risolutivi e stanziamenti chiari e spalmabili su più anni, annuncia il sottosegretario alla cultura. Ulteriori risorse, avvisa il governo, potranno essere assicurate in concomitanza con la definizione dei progetti attualmente in fase di sviluppo.
Confermata poi la visita di Salvini a Bruxelles, sarà occasione, avvisa il sottosegretario Mazzi, per aprire un confronto sulla strategicità dell'opera e per la sua inclusione nella rete TEN-T, per accedere alle opportunità di finanziamento europeo. Secca la replica, speriamo che a Bruxelles non si parli solo di ponte sullo stretto, rilancia Baldino. Sarò soddisfatta quando avrò modo di leggere nero su bianco nella legge di bilancio i 3 miliardi indicati nel DEF 2022 e i dettagli degli stanziamenti che ad oggi mancano. Completare le opere infrastrutturali a partire dal completamento della statale 106 farebbe segnare in Calabria una vera e propria rivoluzione economica, sociale e culturale. Rilevanti sarebbero le ricadute sul PIL, conclude Baldino. Inaugurata a Satriano Marina una struttura all'avanguardia, il Centro Ippocampus. Si è svolta questa mattina a Satriano Marina l'inaugurazione del Centro Polispecialistico Ippocampus, una realtà all'avanguardia nel settore della diagnostica digitale. Tante le autorità presenti, tra cui il consigliere regionale Valeria Fedele. Questa mattina a Satriano Marina, dove sarà inaugurato e riaperto il centro Ippocampus, un centro di avanguardia avanzato dove si porteranno avanti tutto quello che riguarda la radiologia, ma soprattutto le TAC. Siamo con il proprietario, il dottor Salvatore Montillo. Ancora una volta, professionalità per il territorio, ma soprattutto anche l'opportunità di poter dare risposte a tanti pazienti. Allora, innanzitutto ci volevamo scusare con tutte quelle persone per la mancanza del servizio che volevamo dare già da tempo al territorio, ma non siamo riusciti. Le vicissitudini ormai le conoscono tutti, in quanto noi non siamo mai nascosti. Noi volevamo ringraziare innanzitutto quelle persone che ci sono state accanto col fine di raggiungere l'obiettivo, l'onorevole regionale Valeria Fedele, i miei avvocati Demetrio Verbaro e Ivan Posca, che hanno, diciamo la sincera verità, hanno sopportato le mie pressioni, perché hanno sopportato le mie pressioni. È stato un percorso durissimo, veramente durissimo, dove sono sicuro che molte persone sarebbero abbattute. Abbiamo incontrato qualunque tipo di ostacolo, e qui il mio socio, il dottore Papandrea, lo può confermare. Però questo ci è valso come spinta, perché noi avevamo la missione di dare un servizio al territorio sano e nello stesso tempo la missione di portare a compimento quello che era stato iniziato con tanta gioia e tanto affetto. Ripeto, noi non ci siamo mai nascosti, i colpevoli li abbiamo sempre puntati e l'abbiamo fatto sapere anche al territorio, quando c'era, chiaramente le persone ci chiedevano, in quanto la necessità c'è. Però non potevamo non dire qual era il problema che ostacolava l'apertura della struttura. Dottore Papandrea, quali sono i servizi che l'Ippocampus può, diciamo, offrire al territorio?
Ma tutta la radiologia, sia la tradizionale che quella moderna. In pratica abbiamo una risonanza magnetica abbastanza aperta soprattutto, una TAC, facciamo le mammografie con tomosintesi, cioè, e anche altre cose, la MOC, eccetera, eccetera. Cioè, dal punto di vista radiologico siamo completi, ecografisti, anche radiologi abbastanza capaci. Quello che vorrei aggiungere però è che noi in questo momento vogliamo solo guardare avanti. Il passato non ci interessa. Siamo riusciti tutti ad essere forti a superare questo brutto momento che ci è pesato molto. Però oggi noi riapriamo con tanta gioia e vogliamo sempre fare del bene per il prossimo soprattutto. Grazie. Siamo con il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravallotti. Possiamo dire che una risposta al territorio, ma un servizio che è importante per tutti. Sì, una risposta al territorio, ma soprattutto un servizio importante per tutto il comprensorio e non solo. Sappiamo che strutture di questo genere, di questo calibro, ne abbiamo pochissime a livello regionale. Averne una qui a Satriano, un'area del Soveratese che comprende più comuni di tutta la zona, diventa un punto centrale. Noi siamo molto contenti come comune di questa nuova apertura nel nostro territorio, in quanto Satriano negli ultimi 10 anni circa possiamo dire che è diventato un vero e proprio polo sanitario. Sono tante le strutture sanitarie che stanno aprendo negli anni ed è importante per una regione come la nostra, soprattutto indietro a livello sanitario, queste nuove aperture. Poi si può discutere sul discorso del pubblico, privato e tutto quello che vogliamo, ma di base è importante avere questo tipo di strutture. Poi tutto il resto si può sempre rivedere. A Chiaravalle la giornata nazionale della colletta alimentare. La generosità della comunità del comprensorio chiaravallese si è dimostrata grande, donando a chi ne ha più bisogno nella giornata nazionale della colletta alimentare, a cura dell'Associazione Amici dei Bambini di Cenadi, del presidente Marianna Aiello e dei suoi collaboratori. Sentiamo in merito come è andata la raccolta nelle parole di Domenico Destito e del suo collega della Casa del Sole, Franco Guarnaccia. Oggi qui a Chiaravalle per la raccolta nazionale alimentare, come sempre l'Associazione Amici dei Bambini è presente, grazie pure alla collaborazione dell'Associazione di Isca, le due casette, se non vado errato, che ci sono sempre la Casa del Sole, che ci dà sempre una mano e quindi noi siamo fieri di averli sempre con noi. Oggi devo dire che sta venendo parecchia gente, siamo contenti con questa crisi che c'è, ma la gente sta lo stesso collaborando, i supermercati sono a nostra disposizione, sempre vicini, sperando che per questa sera il tempo ci lasci, la raccolta sia benefica, così per Natale potremo dare un buon contributo alle persone bisognose. Ringraziamo la popolazione di Chiaravalle che ci ha seguito, ci ha aiutato, ci ha supportato. Abbiamo raccolto diversa roba che, come dice Mimmo, per Natale sarà distribuita alle persone che ne hanno bisogno. Stories, but please tell me what there's to complain about.
picture of you now. 'Cause hopelessly, the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be good life, good life. I say, oh, this is really the thing you came for. The city of the fire tonight. This could really be good life, good, good life. Oh, yeah. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Lunedì si riunisce il Consiglio regionale, 4 i punti all'ordine del giorno. È un'ottima notizia l'annuncio del ministro Salvini circa lo stanziamento pluriennale di 3 miliardi previsto dalla manovra economica approvata dal governo per ammodernare la strada statale 106. È un importante segnale d'attenzione per un'infrastruttura fondamentale finora fortemente trascurata. Adesso, in vista del suo rilancio e messa in sicurezza, è necessario che ciascun soggetto interessato, a partire dall'ANAS, agisca rapidamente. Lo dice il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, che ha convocato la prossima seduta del Consiglio regionale per lunedì 28 novembre alle 15.30. Sulla questione infrastrutture, il Consiglio ha ascoltato nella seduta di lunedì scorso l'informativa del presidente Occhiuto, a seguito degli incontri avuti a Roma con esponenti del governo. L'Assemblea regionale torna a riunirsi per discutere 4 punti all'ordine del giorno, salvo l'inserimento di provvedimenti frattanto approvati dalle commissioni, la presa d'atto delle dimissioni del consigliere regionale del PD Nicola Irto, eletto al Senato, la proposta di legge disciplina della cremazione, integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, numero 48, disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria. La proposta di legge che istituisce l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro e la proposta di legge sul riordino del sistema dei controlli interni e l'istituzione dell'organismo regionale per i controlli di legalità. Nota del consigliere Ernesto Alecci a margine del congresso del Circolo PD di Soverato. Si è svolto ieri a Soverato, in provincia di Catanzaro, il congresso degli iscritti del Partito Democratico per l'elezione del segretario cittadino. I lavori dell'assemblea, molto partecipata, sono stati coordinati dal garante per il congresso Marziale Battaglia, indicato dal segretario provinciale Domenico Giampà. Dopo un ampio dibattito, gli iscritti hanno eletto all'unanimità Irma Petrella, segretaria cittadina. Irma Petrella si è detta molto onorata dell'elezione, dichiarandosi essere pronta a mettersi a disposizione sin da subito con il massimo impegno per ripagare la fiducia dimostrata dall'intera assemblea. A margine dell'assemblea, il consiglio regionale Ernesto Alecci, presente ai lavori, si è dichiarato molto soddisfatto e ha voluto ringraziare gli iscritti per la scelta unanime ricaduta su Irma Petrella, quale segretario. Irma è un'amica, una compagna di tante battaglie, ha dichiarato Alecci. Sarà sicuramente una guida sicura per i tanti giovani e militanti del partito Soverato. Ho tanta fiducia proprio nei confronti dei più giovani e mi aspetto molto da loro. Devono essere capaci di ritagliarsi sempre più spazio e devono contribuire con le loro idee a delineare il nuovo percorso del Partito Democratico. Come sappiamo, il PD è ad una svolta decisiva. Si è aperta la fase costituente per l'elezione del segretario nazionale, quindi nelle prossime settimane tutti i circoli saranno chiamati a indicare tramite il loro voto i due candidati che andranno alle elezioni primarie, che si svolgeranno il 19 febbraio 2023. Rivolgendosi poi al direttivo che affiancherà il segretario Petrella, Alecci li ha ringraziati per la loro disponibilità e ha augurato loro buon lavoro, invitandoli allo stesso tempo ad attivarsi subito nell'organizzazione delle prossime elezioni primarie. Il direttivo di Soverato sarà composto da Cristian Castanò, Rosalia Pazzari, Rosalia Pezzaniti, Cosimo Schiavone, Francesco Screnci e Vittorio Sica. L'assemblea ha infine indicato quale presidente Francesco Pezzaniti. Nicola Ramogida riconfermato segretario del Circolo di Sant'Andrea del PD. Il congresso straordinario del PD di Sant'Andrea si è chiuso con l'elezione per acclamazione di Nicola Ramogida, segretario del Circolo PD, architetto Francesco Armogida e del nuovo coordinamento. Momento elettivo preceduto da un importante e fruttuoso dibattito utile a ridare vita ed entusiasmo tra gli iscritti.
Il riconfermato segretario, visibilmente soddisfatto e conscio delle responsabilità che è andato ad assumersi a fine serata, ha dichiarato: «Ringrazio gli amici e i compagni per la stima che mi hanno dato, chiedendomi di ricandidarmi alla guida del circolo. Con questo congresso abbiamo potuto finalmente riorganizzare il partito, terminando la fase transitoria. Il lavoro da fare è notevole, pertanto c'è bisogno di un lavoro collettivo. Abbiamo cercato di puntare su un gruppo dirigente formato da persone disposte a collaborare, continuando il processo di rinnovamento con un giusto amalgama tra i giovani ed esperienze consolidate, in modo che si instauri una piena e proficua collaborazione paritaria senza mai prevaricazione. Un nuovo innesto nel direttivo che porterà a questo circolo e non solo una ventata di aria fresca. Visibilmente soddisfatto della fiducia di nuovo vice segretario, Daniele Samà ha dichiarato: «Sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia e onorato di portare avanti il nome del nostro comune con idee che possono partire dai territori. Il mio principale obiettivo sarà quello di portare interesse tra i giovani ormai lontani dall'argomento politica. Continuo promettendo che nel 2023 anche Sant'Andrea riavrà, grazie alla collaborazione di tutti, la festa dell'unità. Lavoro, politiche giovanili, servizi sociali, ambiente, bilancio comunale e assetto del territorio, chiude, sono alcune delle priorità per il Paese sulle quali l'azione del PD dovrà essere ulteriormente rimarcata». Giovanni Iannoni ha messo in evidenza come il Circolo di Sant'Andrea, anche in un momento difficile per il PD, si è distinto nelle varie tornate elettorali, ottenendo risultati eccellenti, risultati che la direzione provinciale deve riconoscere al nostro circolo. Componenti direttivo: Daniele Samà, vice segretario, Giovanni Iannoni, Graziella Frustaci e Pietro Frustagli. Vicenda giudiziaria al comune di Squillace, Mesoraca e Zofrea, il sindaco Muccari riferisca in consiglio o si dimetta. Avremmo voluto aver torto, invece ancora una volta abbiamo indovinato. Le gravi accuse per il sindaco Muccari e l'assessore Caccia a vario titolo di corruzione e concussione non sono state rigettate dal giudice. La sentenza pubblicata parla di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Ed il GUP, giudice delle indagini preliminari, la motiva perché, da quanto esposto deriva l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, atteso che l'insufficienza degli elementi acquisiti è tale da non poter essere ragionevolmente superabili all'esito dell'istruttore dibattimentale. Ci pare evidente che non si tratti di una soluzione in formula piena, bensì di una soluzione, come ben spiega il giudice nella sua sentenza di 5 pagine, solo perché una parte delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per un errore processuale non sono utilizzabili. Ecco perché oggi, sindaco, chiediamo con voce ancora più forte che convochi un consiglio comunale per spiegare cos'è avvenuto e magari smentire il contenuto di quanto accertato dagli investigatori. Solo così potrà rimettere ordine nei lavori consiliari, consentendo all'opposizione di venire in aula a dibattere in un confronto democratico e nella giusta sede istituzionale. Qualora non sente il dovere morale di fare ciò, le chiediamo, assieme alla stragrande maggioranza dei cittadini, le dimissioni immediate. La nota di Oldani Mesoraca e Vincenzo Zofrea, consiglieri comunali di opposizione del gruppo Tutti Insieme per Squillace. A Maroni, massiccia variazione di bilancio, c'è il via libera dell'aula consiliare. Tutti presenti alla riunione del Consiglio Comunale di Amaroni, presieduto dal sindaco Gino Ruggero, convocata per ratificare la decisione della Giunta su una corposa variazione di bilancio. Una manovra su cui ha relazionato la vice sindaca Teresa Lagrotteria, con delega alle finanze, che riguarda oltre 100.000 euro, al fine di accertare nuove entrate, quali il contributo ottenuto per i centri estivi, il finanziamento del progetto sulla videosorveglianza da parte del Ministero dell'Interno e interventi per il ristoro bollette, ma anche per fare fronte a esigenze di spesa, come la previsione di uscite per il servizio mensa scolastica che il Comune ha esternalizzato e per lavori complementari al campo sportivo. La pratica è passata con la sola astensione della consigliera Patrizia Ruggero, la quale si è astenuta anche sul documento unico di programmazione 2023-2025, che il Consiglio ha approvato successivamente. La Grotteria ha ampiamente relazionato sul punto, specificando che nel corso del triennio saranno garantiti gli equilibri di competenza e di cassa del bilancio corrente e del bilancio investimenti, con un fondo di cassa iniziale di circa 410.000 euro.
Passando alla programmazione delle singole missioni, la vice sindaca si è soffermata sui servizi generali, istituzionali e di gestione, che fra l'altro prevedono la riproposizione dei progetti per i tirocini formativi in favore dei percettori di mobilità in deroga. L'ente proseguirà gli interventi di efficientamento sull'edificio della scuola primaria, saranno riproposte le borse di studio al merito e attivato un laboratorio di pittura per i ragazzi della scuola media. Fra le attività culturali saranno favoriti e sostenuti finanziariamente gli scambi con studenti di altre nazioni. Il gemellaggio istituzionale con il comune svizzero di Lisce e il patto di amicizia con la città slovena di Lukovica, riattivati i servizi della biblioteca comunale e i vari progetti per la promozione del territorio. Nella programmazione di medio periodo saranno aumentati gli spazi per lo svolgimento di attività sportive dedicate al tempo libero. Ristrutturazione campo sportivo, completamento del centro polivalente, rifinanziamento laboratorio della creatività. In ambito turistico sono previste diverse attività, mentre prosegue l'iter amministrativo per l'attuazione del cronoprogramma definito con la Regione Calabria per il progetto Le Vie del Miele e il Borgo di Amaroni, nell'ambito del bando Borghi per l'importo complessivo di poco meno di 1.300.000 euro. Si prosegue inoltre con iniziative per la rigenerazione urbana, grazie al progetto finanziato per quasi 2 milioni di euro per il recupero delle aree degradate. Molti infine gli interventi nell'ambito delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Al termine, dopo la relazione del sindaco Ruggero, il Consiglio ha approvato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. È Michele Comito, il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Ho appena nominato Michele Comito nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia. Sono certo che Michele saprà assolvere questo compito con dedizione, competenza e grande spirito di servizio nell'esclusivo interesse dei vibonesi e della grande comunità azzurra. Nella sua vita professionale e politica ha sempre saputo dimostrare qualità eccezionali e non ho dubbi sul fatto che sotto la sua guida il partito provinciale continuerà a crescere in autorevolezza, consensi e credibilità. A Michele le congratulazioni più sincere per questo nuovo incarico e quanto dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.